Bentornati amici, facciamo un po' di riassunto dell'energia solare che avevo messo sul tetto. In questo momento sono le 11:30 di mattina, ora legale, quindi sarebbero le 10:30. Allora, il sole oggi è una bella giornata, dopo tanto, ieri era così così. Guardate, bel sole. Allora, adesso vi mostro la temperatura, cosa indica la temperatura di quelle, ricordate che vi avevo parlato di questo video qua, che se volete vedete, dell'acqua calda. In questo momento andiamo a vedere i pannelli, qui i pannelli solari che sono 8. Otto di 180 watt l'uno. Vediamo quanta corrente c'è. Ecco qua. Sono i due regolatori di carica, perché sono separati i due gruppi di pannelli. Vediamo qua. Allora, quanta corrente? Allora, sta dando in questo momento il sole 25 ampere su questo. Andiamo su quest'altro che sono in parallelo sul carico. 12 volte 3, 26. Più o meno sono uguali perché sono spartiti esattamente il carico. E questo sta andando adesso, in questo momento, l'inverter che sta lavorando perché alternativamente sta dando corrente al scaldaacqua. Andiamo a vederli. Ecco qua, dentro in questo bagnetto, dove c'è il lavandino, dove c'è lo specchio, ci sono anzi i tre serbatoi. Adesso è buio qua, aspetta che metto la luce sulla telecamera così si vede qualcosa di più. Ci sono i tre serbatoi d'acqua, 10 litri questo, 10 litri quest'altro e 60 litri questo ultimo che avevo messo. E qui segna i 50 gradi che abbiamo visto poco fa. Stasera arriverà quasi al massimo. In questo momento questo è spento perché si è già scaldato e sta lavorando quest'altro. Infatti si vede. E lampeggia perché siamo mattina, non è tanto il sole a pieno perché siamo appena in maggio, e quindi sta col meccanismo che ho fatto con i relè che fa pilotano i triac, sta lavorando, cioè la tensione va, se va troppo sotto dei 12 volt si interrompe, e siccome c'è potenza in questo momento sta lavorando questo scaldabagno in serie a questo per non caricare troppo. 1200 watt questo, 1200 watt quest'altro, messi in serie fa 600 watt, quindi il
può permettersi di caricare. Infatti fra poco andrà su ancora di più la temperatura e dopo stasera sarà anche carico d'estate. Qua invece di 25 arriva anche 30 35 ampere l'uno, 35 per l'altro, ed è tutto più carico. Adesso si stacca e ristacca la ventola a seconda del calore che si forma. Ecco, per dire cosa? Che bisogna sfruttare il sole in qualunque momento, per l'acqua calda in questo caso. D'inverno si può attaccare anche un piccolo riscaldatore, però d'inverno il sole è già più debole e quindi non c'è questa energia. Torniamo qui sul termometro, ecco, è già aumentato. Sono passati neanche 5 minuti e già è andato su la temperatura. In questo momento andrà farà presto andare su. Anzi, adesso vi mostro come la corrente che sta andando dentro sui scalda acqua. Qui c'è lo strumento, quello che si vedete lampeggiare, indica il momento che sta dando l'energia nel serbatoio. Qui sarebbe 600 watt, io l'ho tradotto, benché c'è il punto, sarebbe 600 watt, indica in pratica la potenza di assorbimento. Infatti 600 watt a lampeggio. Se fra poco il sole è più forte, resterà fisso. Ecco, se il sole resta bello così anche il pomeriggio, vedrete la differenza. Ritorniamo all'orologio, vedete, è camminato 10 minuti, figo, ho fatto le scene qua e là. Il termometro è quello che vi ho mostrato, questo qua, ecco qua, sta aumentando. Vediamo fra poco, vi mostro dopo. Sono le ore 13, sarebbe ora legale, ora solare, mezzogiorno in punto, quindi il sole adesso è il picco più alto della giornata. Di solito mezzogiorno è sempre così. E vediamo adesso, la temperatura sta aumentando sempre di più e qui resta fisso, non lampeggia più. In pratica sta caricando l'acqua calda, cioè le resistenze stanno lavorando a 630 watt, che sarebbe la metà dei due, 1200 più 1200, due riscaldatori d'acqua in serie, fa 630 watt e sta lavorando continuamente, visto che il sole adesso è bello, è senza nuvole. Adesso vediamo l'ora di adesso, prima era l'una, adesso sono le ore 15 pomeriggio. Adesso c'è stato anche per momenti che il sole aveva alcune nuvole, perché si sta nuvolando un po', però adesso c'è ancora abbastanza sole.
e vediamo la temperatura. È aumentata all'inizio era 50 gradi, ecco, ancora poco dopo arriva a bloccare, perché sennò comincia a bollire anche l'acqua. Vediamo più avanti. Qualche minuto dopo, a questa temperatura qua, e l'acqua, sono 5 minuti dopo, 10, l'acqua viene anche collegata, e con i tubi è collegata l'acqua calda alla lavastoviglie, che in questo caso, se si lava, che è predisposta, che si vuole al massimo 70 gradi, scalda ben poco in più, o adesso arriverà anche 70 gradi il scaldacqua, il scaldabagno, oppure se si mette a 65, già adesso l'acqua che entra dentro non serve neanche consumare energia elettrica, fa il suo lavaggio, la lavastoviglie, e non si consuma niente di elettricità, grazie al nostro sole. Benché siamo appena in maggio e non è a pieno regime. Adesso il sole è un po' velato dalle nuvole, però sta ancora scaldando l'acqua. Vediamo l'ora che c'è. Esattamente le 4. Ancora un'ora dopo, ormai è ora che si blocca anche l'acqua calda, perché se no comincia a bollire. 67 gradi e viva 4. Tra poco si blocca, perché scotta troppo, se no si fondono anche i tubi. Guardando lo strumento analogico, siamo arrivati quasi a 70 gradi. Segnava 74 gradi, anche qua segna un po' di meno, perché la sonda non è proprio messa proprio in centro del riscaldamento. Comunque, ecco, il sole ancora continua a caricare. Vedete qua? Adesso ha cominciato a lampeggiare di nuovo, nel senso che ha calato l'intensità, perché per di più è anche foschia, tanta foschia, però funziona. Ecco, ciao ragazzi, alla prossima. Ringraziando sempre chi ha creato il sole, il nostro creatore. Ciao, ciao. Ciao.